Eder, Mech, Pallister. È venuto fuori un nuovo video in cui si vedono due uomini alle spalle di Kata. Tu, questi due uomini, li hai riconosciuti? A uno li riconosco, e all'altro no, all'altro non li conosco, non l'ho visto mai, ma invece all'altro sì, lo vedevo spesso qui nell'hotel. Non so se abitava o forse abitava qui accanto dell'hotel, non lo so, perché entravano sempre conoscenti o familiari di loro. Uno era magro, alto, non troppo, e aveva la barba scura. Poi aveva il tatuaggio anche qui in braccio, e l'altro era un pochino più basso dell'altro, era con i capelli biondo, di colore più o meno arancione, qualcosa così, mm-hmm. Anche con la barba dello stesso colore. Quello che io conoscevo è rumeno, e l'altro non lo so. Kata sarebbe poi andata giù. Scende proprio al piano terra e rientra nel corridoio. E sì, poi sì. Qualche secondo o... questi due uomini vanno, scendono anche loro e fanno lo stesso percorso di Catalina, che entrano dentro del corridoio. Per cui i due uomini che seguono Kata in quel corridoio sbucano poi in un altro cortile, e da lì la bambina potrebbe essere stata portata fuori. Dietro questi due uomini c'era anche una donna che dopo sale le scale dietro Kata. Tu sai chi era questa donna? Sì. Sì, e poi quando abbiamo fatto il sopralluogo abbiamo trovato in una delle stanze anche di loro il giocattolo di mia figlia, no, che è l'orsetto. Solo che anche lei aveva una figlia piccola. Sì, giocavano, però prima, molto prima, mesi fa, all'inizio giocavano, però dopo no, perché la bambina sempre le picchiava mia figlia. Quindi mia figlia per questo non giocava con la bambina, aveva paura della bambina. E anche questo io l'ho segnalato molto prima, perché... di questa persona mia figlia non si fidava, non entrava nella sua stanza mai. La bambina, quando ha segnalato l'amichetta di Catalina, sì, ha segnalato, e lei le ha portato fino qua, fino a questo cancello. Ha segnalato che a Catalina qui il lupo l'ha preso. Lei ha descritto come il lupo a queste persone che le ha portato via Catalina, che le aveva dato del caramello o cioccolato, qualcosa aveva in mano, e che l'ha fatto attraversare questo percorso di qua e fino a qua. La bambina ha segnalato e ha detto che qua, lei segnalava qua, che il lupo di qua praticamente le ha preso mia figlia, come l'ha raccontato la sua mamma. E lei, sì, perché quando ha salito alla sua stanza, la sua mamma mi racconta che lei aveva venuto piangendo, dicendo a lei, prendendosi del braccio, no? E lei credeva che mia figlia forse l'aveva picchiato, l'ha fatto di male qualcosa. Poi io le ho detto, ma almeno l'hanno fatto vedere una foto, no? Delle sì, persone che qualcuno... No, no, e non l'hanno richiamato mai. Però quando lei raccontava, lei diceva, no, se piangeva ogni tanto quando sentiva il nome di Catalina, allora vuol dire che qualcosa ha visto. Che l'ha spaventato. Un appello alle persone, chissà che parli, che penso è passato un anno, è tempo di parlare con la verità, è tempo... di dire quello che è successo, e se non ti coinvolge in niente, fammi sapere quello che è successo quel giorno o come sta mia figlia. Non mi interessa sapere il perché, già da tanti mesi che non mi interessa il motivo, non mi interessa il perché l'hai fatto, chi ti ha mandato, non lo so, non lo so il tuo motivo, perché hai preso mia figlia, perché l'hai scelto a lei. Io solo voglio riabbracciare mia figlia. Mia figliola stava giocando con lei 15 minuti prima, 20 minuti prima che stavano giocando. Io quello è che l'ho capito quando lei è venuta a camera mia, quando ha pianto e mi ha detto mamma, Catalina, e si è preso il braccio. Questo io ho capito. A che ora? Esatta, precisa non lo so. Lei è venuta nella scala e mi ha detto, è venuta piangendo, solo mi ha detto mamma, Catalina, e si è preso il braccio. Ma io ho pensato che avevano litigato, ma tra bambini litigano, che si levano un giochi. Io ho pensato questa cosa, dopo non lo sapeva che aveva successo questa cosa. Non solo mi ha detto mamma, Catalina, e si è preso il braccio. Io ho pensato che sicuramente le ha fatto qualcosa, non lo so, no? Perché sono piccini, certo, litigano, come figlia piccola, non è che parla tanto, parla però poco, non si li capisce troppo. Allora io ho pensato questa cosa, l'ha messo in camera e
e non l'ho visto dopo alla bimba, no? Perché sempre io la vedo con il fratello piccolo, non è che la vedo... E solo è venuta lei. Lei è venuta da sola. Tu stai al primo piano? No, no, nel secondo. Quando io l'ho sentita lei che piangeva, mi ha detto... Io l'ho sentito, è uscita dalla camera mia e l'ho trovato nelle scale. Lei? Ah, mia figliola. E l'ha trovato da sola. Che piangeva lei? Sì, io l'ho sentito e ho detto, ma cosa è successo? Sono uscita e l'ho visto che lei veniva, stava venendo con la scala e mi ha detto mamma, è stata lei e si è preso di braccio. Quindi, 15 minuti, 20 minuti. E nel posto quello in fondo, nel spazio dove giocano, più in fondo dove c'è la camera, che tutti dicono lì. Solo mi dice un po' di parole che non mi hanno detto di non dirlo. Tipo cosa? Come che mamma, che il lupo l'ha preso da lei. Ma non mi specifica, non me lo dici per bene. Però mi ha detto una cosa così più o meno. Mamma, che il lupo l'ha preso a Cataleia. Me lo ha detto quando già l'ha parlato la psicologa, quando me lo ha raccontato, perché non lo sapeva veramente come fare la domanda. È una piccola che non si può, non gli posso fare tante domande per il lupo che l'ha preso, che, perché quello lei piangeva. Lei mi ha detto mamma, io sono il lupo l'ha preso, io sono andata via perché lei mi ha lasciato da sola. Questa è la parola di mio figlio. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.